Questa persona si chiama Angelo Antonio, vedi? Sì. Sì, tu? Sono io, sì. L'unica persona che amo adesso. Visto che la mia famiglia mi ha abbandonato, sto bene così. Anime, salve, fragilità e sofferenze dell'uomo comune che trovano sollievo, conforto, nuove speranze in un abbraccio collettivo. A Vasto il Club Anima festeggia i 12 anni di attività. In un percorso che sostiene alcolisti, solitudine di dolorosissime vicende terrene sempre più frequenti. Ogni famiglia ha le prese con disagi e problemi seri, vedi il gioco d'azzardo, comportamenti autolesionisti che mettono in gioco presente e futuro. Il club, che ha trovato ospitalità presso la sala Papa Giovanni XXIII nel cuore del centro storico di Vasto, accoglie gratuitamente ogni debolezza ogni martedì per tutto l'anno. Cuori, anime, problemi e speranze comprese in una meraviglia di cerchio, col sostegno di professionisti volontari che seguono il metodo Udolin, una metodologia dello psichiatra croato che ha sostenuto la positività della scienza come valore, emozione, atteggiamenti quali l'amicizia, la solidarietà, l'amore, ma anche l'empatia. Quindi l'accoglienza senza pregiudizi e la condivisione con la corresponsabilità. Adesso vivo, sereno. Dobbiamo fare un bel brindisi col chinotto. Certo. No, lo possiamo fare. C'è anche lo spumante analcolico, eh. Alcol, gioco, dipendenza affettiva, solitudine, problemi che sembrano montagne impossibili da scalare. No. Ogni disagio può trovare l'abbraccio di una vita nuova. La psicoterapeuta Amina D'Ifonso presta il suo calore e il suo valore da volontaria. Vogliamo anche proprio il gioco d'azzardo, tante altre problematiche, fragilità umane. Siamo tutti fragili, compresa me, quindi io sono il servitore insegnante, ma comunque sono anch'io membro del club. E se ha fatto bene a me partecipare a questo tipo di famiglia adottiva, ho visto che ha fatto bene anche ad altre persone. Anime salve, che col coraggio di una dignità che ritrova forza e vigore, non si nascondono, seppur nel pudore di un passato difficile, nemmeno davanti le telecamere. Oggi non hanno timore nello svelarsi, anime salve solo da ammirare, ma non fragili e forti da stringere con profondo rispetto. Riscoprirsi dopo 38 anni, 40 anni abbandonato o quantomeno sopportato, non più sopportato, è veramente stato pesante. Però questa difficoltà, questa difficoltà, ho avuto modo è stata più che altro sopportata dalla vicinanza di molte persone con cui io frequento, questo mi ha aiutato moltissimo. Nella vita non si perde mai, si ricomincia, si mette in ginocchio, si ricomincia.